Teledor Rutigoshkavia, siamo alla libreria Il Seme. Bobo, che stai guardando? Corrado Stajano, Eredità, quale antifascismo? Ma fai il filmino, hai fatto fare. Eh sì, il filmino, lo sai. Quando iniziano i saldi, allora devi. Non ci sono saldi nei libri perché costano poco e sono molto utili. Va bene. I vestiti sono troppi. Ma di cosa vorresti discutere? Che io poi vorrei fare un appendice culturale. Qui vicino c'è la casa di Balla e vorrei mostrarti. Ah, non l'ho mai visto, no? Te lo faccio vedere da fuori. Vieni un attimo che mostriamo pure che ci sta. C'è il ritratto del nonno, cioè. Guarda. Dei nonni. I nonni. Eccolo. E Teresa Volpedo. Sì, senti. Di qualcosa, ma hai detto voglio parlare della Raggi. Questo, scusami. Cos'è? Ah, sì, questo ci fa Lui è da Vigo. un bucio di culo così. Questo crede alla giustizia. Quanto è? Non lo so, se me lo dà. 14 euro? No, 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 no. È troppo Costa caro. troppo. Ma che tanto spende per le sue camicie? 14 euro. 14 euro. La camicia. Aspetta che ce n'è un altro qua, sempre di Davigo. Cazzo, quanti libri scrive Davigo? Questo 12. E questo costa di meno. Giustizialisti. Parla della Raggi, ma hai detto voglio parlare della Raggi. Io ti ho fatto vedere i nonni, il socialismo. Oggi è l'anniversario della Raggi. Perché anniversario della Raggi? È un anno di giunta Raggi, perché non avete visto fuori la magnificenza? Facciamoli qua. Fuori c'è un'aiuola meravigliosa, adesso te la faccio vedere. Straordinaria. Vabbè, io prendo un libro di Sepulveda. L'ha pulita solo la Raggi da sola, l'ha pulita tutta Io perché qua sono tutte sporchissime. Compro il libro di Sepulveda e forse anche Giancarlo De No, Cataldo. Giancarlo De Cataldo pure. Quelle Supertini, Supertini, sì, Supertini. Chi è Pertini? Quello socialista. Guarda, qua c'è il Fiocco Rosso, gli occhiali, Basco. Basco è più di Nenni. Pertini c'aveva la berretta. So che farà un filmino pure di Cataldo, Giancarlo. Ah, ma no come noi. No come Bobbo Caro Grax. Diglielo, Sandro, diglielo. Lei Diglielo. che ha fatto? Caro Abate, carissimo Abate. Va bene, io prendo questi due. Ok, senti, li scarichiamo e facciamo un po'. Guarda, No. No, non basta. Ah, senza sì. saldo, in saldo. La cultura. Ma non dovevi prendere questo. Davigo non lo prendo. Davigo. Certo, dice che dovrebbe fare il ministro con i Peppe No, il Grillari. primo ministro. Addirittura il primo ministro. Sì. Questo ci fa piangere a tutti. Esagerato. Esagerato. Dico la verità. Sì, molto concentrato. Dai, paga questi libri. Adesso se mi piace Davigo, moltissimo. Appunto, glielo ho Moltissimo. chiesto. È anziano però ormai, E non ci secondo importa niente, ci piace me. uguale. Piace, piacerebbe Davigo ai trasporti. Che so, boh, io lo metterei a giustizia, francamente. Ho capito perché devo prestare i trasporti. Perché il magistrato non 29. può andare alla giustizia. Mettono una bustina. Questo c'ha ragione, forse. Sì, forse c'ha ragione. Però Infatti, i trasporti se, non senta, voglio. se lei non si offende, io toglierei il forse. Sì. Dai, paga questi Come libri che ti devo mandare fare un militare vedere. alla difesa? Non Guardi, io si volevo fa, fare il non si fa. magistrato quando ero Sì, ragazza, ma io ma a non. quell'epoca al via non si poteva, le donne non lo potevano fare e così è rimasto. Va bene. L'hai preso i libri? Sì, ma Stanno lì, devo stanno lì. comprarli. E allora Sì, però comprali. ce lo riporti alla prima Così. occasione. Alla prima Mi occasione. fai il conto tu? Adesso paghiamo. Paghiamo, Paghiamo, ti ok? faccio vedere. Paghiamo. Ah, c'è pure il megafono. Devo controllare. Ma funziona? Per chiamare i cittadini, Va certo. Non bene, funziona. prego, prego. Non lo so, prima funzionava. Allora, facciamo finta. Fai, no, fa, no, Funziona. fa, 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 fa,
Ma se non funziona, allora che. No, è funziona. Pronto. Ma questo quando eravamo comunisti, questo andava fortissimo. Ma noi l'abbiamo usato tanto. Però non funziona. Venghino, venghino, venghino. Si è rotto. Va bene. Insomma, no, che ti devo fare vedere via Oslavia. Adesso andiamo. Facciamo la seconda puntata. Beh. No, la seconda puntata. Dove andate? Così noi ci gloriamo che poi c'è. Tele due ruti. Questo è Goscavia. La rubrica che noi tutti i martedì facciamo. Dove? In rete, sul mio canale Tele due. Non in Rai. E poi andiamo spesso anche
su Blob. Ieri, domenica, eravamo su Blob. Hai preso? Grazie. Ciao, rivado sul il nonno. I nostri nonni, vero? I nostri nonni. Com'era bello quando c'era la fame. Dai, esci. Andiamo. Adesso ti faccio vedere. A destra. Vedi? Qui siamo nel quartiere degli avvocati. Sì, certamente. E poi, oltre che degli avvocati, dei trasvolatori del Polo. Scusi. Qui ci abitava il comandante Noi, con generale Nobile, quello del Norge dell'Italia. Quello, quale? Quello della tenda rossa? Quello della tenda rossa, ah. Stava lì in fondo. Ah. Lì, laggiù. E dove sta la palla? Balla ti ci porta subito, perché dobbiamo fare cultura. Questa è una banca, vedi? Questa è una banca. Non possiamo farci... Di la verità, anche tu. Di. In fondo un anno è siamo passati indenne dall'amministrazione Raggi, no? Devi andare da lì, devi andare. No, no. Ma chi cazzo se ne frega? Questa della... è via Oslavia. Questa è via Oslavia. Poi in fondo c'è piazzale Bainsizza. No, devi andare di là. Sono tutte vie della prima guerra mondiale, no? Sì, il quartiere delle Vittorie. Il quartiere delle Vittorie. Adesso io ti mostro tanto queste meravigliose... Ma noi di sinistra come potremmo chiamare il quartiere delle nostre Vittorie? La Vittoria dell'Ulivo. Poi? Il referendum sul divorzio. Il referendum sull'aborto. Poi possiamo dire il no al referendum costituzionale. Sì, quello lì che le ha dato la batosta sui denti a Renzi, come si chiamava? Il no. Sì. L'ultimo, quello costituzionale. Il combinato disposto. Il combinato disposto, certo. E poi quale altro grande vittoria? Vedi, qui si sente il fascio. Vedi, c'erano questi per mettere le bandiere. Però quella viola è ben tenuta. Sì. Ha detto. È cambiato molto, eh. Io devo dire che c'è stato veramente un cambiamento, il cambio della città proprio. Io ho trovato veramente un da così a così. E in questa via Balla, Giacomo Balla, pittore futurista, aveva il suo studio, che adesso ti mostro. È un po' più avanti e c'è un suo quadro che si intitola La fila per la verdura, o anche La fila per l'agnello, dove praticamente lui dal terrazzo di casa, è un quadro del 43, non è un quadro futurista, vedeva, riprende la fila delle persone che in epoca di razionamento cercano di acquistare. E il negozio c'è ancora adesso. Dove andavano a acquistare? Sì, ancora adesso. Vedi, anche quella era una casa... No, quello è il fascio, poi ti spiego. Il fascio prevede che per ogni abitazione ci dovessero essere studi di pittori lassù e studi di scultori qui sotto. Poi in realtà sono diventati scannatoi per figli di onorevoli. Ah. Ecco. E... Cazzo, potevamo tirare avanti, magari anche così anch'io avrei ottenuto dal fascio uno scannatoio. Uno scannatoio? Ecco, sì. Era la legge quella che poi diventava la legge del 3%, aiutami, è del 3% o del 2%? Del 3%? No, di, non mi ricordo. Sì. Che nasce come circolare Pavolini. È del Minkle Pop. Sì, è una circolare. Che poi è diventata, ai giorni nostri, è diventata la legge Bacchelli, la circolare Bacchelli. Sai chi è che prendeva la circolare Pavolini? Beh, Montanelli. No. Sì. Ecco, quella è Casa Balla, quella lì. Però mi censuri, tutte le volte che io metto una parola, diciamo, disonesta sui nostri eroi della patria. No, di, allora, che vuoi dire? Pisciare in testa a Montanelli. Che erano dei fascistoni che invece poi hanno fatto come gioco delle tre carte, hanno fatto finta di non esserlo. Ma fai i nomi, dai. E poi ci hanno fatto tutta la morale, ci hanno spiegato come andava il mondo. No, beh, sono morti ormai, che ti metti... Che fai? Fermo. Vilipendio di cadaveri. Allora, lì, quella era Casa Balla, è Casa Balla ancora adesso. Sì. E da lassù, sì. Balla, vede lì, laggiù, sì. Te la faccio vedere, la frutteria che c'è ancora adesso. Sì.
E vede questa fila? In fronte al pontisso? Sì, quella. No, no, lì dove ah, c'è. Questa sulla destra. Sulla sì, destra, certo. Sulla destra, lì. E qui c'era la fila dei. Di quelli che compravano la carne e la verdura. Arriviamoci già che ci siamo. Ma no, dai, finiamola qui, dai. No, parla male di qualcun altro già che ci sei. No, dai, perché? Andiamo di qua, andiamo di qua. Comunque veramente. È un quartiere bellissimo questo. La città fa veramente orrore. Orrore. Tra l'altro per eleganza io mi sono anche, devo dirlo, rotto i coglioni di dover ravvisare questo precipizio. Vabbè, ho capito, perché tu se ci fossi invece un altro. Se c'era Giachetti, questa sporcizia non c'era. Questo no, vuol dire. No, non voglio dire questo. Voglio dire un'altra cosa. Voglio dire che come avrebbe detto. Conosco questa azienda. Questa è la RAI. È la RAI, la radio. Siamo a via Asiago. Ecco, lì dove c'è scritto frutta. La donna è scritto Ercole dal 1928. C'era la fila e balla da lassù. Senti, scusa un secondo. Sì. Ci sentiamo un altro momento che devo andare a comprare il caviale per stasera. Va bene, ok, ti saluto. C'era, vendono il caviale. Perfetto, vai, vai, vai. Mai una volta che dicesse, ne compro un barattolo anche per te. Farabutto. Gauche Caviar, Tele Durruti, Bobo Craxi.